Hai avuto paura? No, non proprio. Paura più che altro per i ragazzi che non vedevo uscire. Cioè, dal primo momento non si vedeva uscire nessuno dalle macchine? Eh sì, perché macchine. non vedevo uscire i ragazzi che erano bloccati dal pallone. Quindi in quel momento sì, poi quando ho visto che aprivano lo sportello è passato tutto. Ma ti sei accorto che stava succedendo? Mi sono accorto quando gli è arrivato addosso la macchina e poi mi è rimbalzato addosso. In quel momento lì ho capito che non c'era più niente da fare. Cioè non potevo farci niente, d'altronde. D'altra parte tu non sei uno che corre, quindi... No, oltretutto ero anche in salita e andavo tranquillo, non avevo nessun motivo per correre. L'orario era quello giusto, quindi... Che ora era? Erano circa le 20 alle 8, l'orario quando parto, 20 alle 8 dal comune, quindi sono arrivato qua qualche minuto prima di 8:45. Sindaco Luigi Puntigia, cosa succede adesso con il pulmino della scuola? Succede che lo ripariamo, ne noleggiamo un altro, momentaneamente in attesa di riaverlo e poi, visto che nel programma avevamo indicato che dovevamo cambiare lo scolabus, ci pensiamo in modo velocissimo.